Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video speciale di Natale. Mi son detto, oh, perché non riesumiamo un vecchio classico che magari farebbe piacere a molti vedere? Ebbene ragazzi, se questo non lo conoscete, è appunto Metal Slug. Da dove ci sto giocando? Dalla Metal Slug Anthology uscita su PlayStation 4, che in pratica comprende i titoli dal primo Metal Slug al sesto Metal Slug. L'ho pagato sui 20 euro, se pensate che sono 7 giochi, perché poi c'è anche la riedizione di Metal Slug 2 con Metal Slug X. Immaginate quanti giochi sono. Sono molto divertenti se non l'avete mai giocati, perché li potete giocare con un amico e sono veramente, lo potete vedere anche dallo sfondo, molto cartoneschi, molto divertenti da giocare questi titoli. Sono difficili, però fortunatamente l'edizione per un console, che sarebbe l'Anthology, ha la possibilità di settare le vite infinite. Io ve lo dico adesso, io non sono un giocatore fortissimo di Metal Slug per niente, però ho detto, oh, magari a qualcuno fa piacere vedere com'è speciale di Natale, non sempre Doom, perché appunto il mio canale è puntato su quello. Metal Slug comunque è un titolo del 96, ragazzi, il primo Metal Slug, e nell'edizione home console è stato riportato bene, è stato riportato benissimo, solo che c'è questo enorme problema delle bande nere sui lati, che purtroppo era la risoluzione originale dei 720p della PlayStation 2, che non ci possiamo fare niente. E che dire, andiamo avanti. Press start. Senza né un tutorial né niente, la prima missione la iniziamo appunto. Se siete il primo giocatore, avrete come personaggio Marco Rossi. Come secondo personaggio avrete Tarma, se non sbaglio, il tipo con la, che cos'era, una benda sull'occhio, mi sembra, sì. Comunque ragazzi, mi dispiace se mi sentirete premere il tasto quadrato per sparare, però purtroppo questo gioco si basa molto sullo sparare. Quella che abbiamo preso è la machine gun, come potete vedere è una mitragliatrice. Ecco, in Metal Slug per ricevere armi nuove o le prendete tramite dei bonus, oppure salvate questi vecchietti qui sopra che vedete, questi barbuti, che vi danno o punti o armi, appunto. Questo è il flame shot, non lo ricordo ancora. La mia storia con Metal Slug è molto molto colorita, perché io in pratica credo di averli giocati tutti con l'arcade, non so, penso di essere stato uno dei pochi. Fino a Metal Slug 5 li ho giocati tutti con l'arcade. E non vi dico quanti gettoni spendevo, perché poi naturalmente c'era sempre, tanti anni fa c'era quella mania degli arcade, e c'era ovviamente chi si metteva davanti all'arcade giorno e notte e ti faceva vedere come andare avanti nel gioco, se non era un bastardo, altrimenti dovevi scoprire tutto da solo. Ecco, il Metal Slug, a differenza di titoli come Contra, che pure mi piacciono molto, che però purtroppo non posso portare perché grazie Konami e grazie Nintendo, potete prendere i veicoli. E ovviamente ragazzi, Metal Slug fu portato anche su PlayStation 1, poi il frame rate ovviamente non era buono come questo sulla redizione di PlayStation 2, però oh, e non aveva nemmeno le vite infinite, però tanto ci bastava, vi giuro, era così Metal Slug, era divertente giocarlo insieme alle altre persone lì che ti trovavi vicino al cabinato. Purtroppo la saga di Metal Slug ha molti alti e molti bassi, nel senso che fino al 3 penso siamo tutti d'accordo che è uno dei giochi più belli del mondo, però purtroppo il 4 è stato un pochino una delusione per molti fan, il 5 ha avuto uno sviluppo molto rushato e il boss finale non era quello che doveva essere, e il 6 non potete accedere all'ultimo livello se non mettete la difficoltà hard, quindi potete immaginare. Boss, questo è il primo boss, che ovviamente non mi ricordo il nome perché sono passati troppi anni.
Io sono sempre stato uno di quei tipi che nei titoli dove non c'è trama si mette a vedere la trama. In che senso? Nei titoli... Ecco, mi si è rotto il carro armato. Vabbè. Primo boss fatto. Dicevo, io sono sempre stato uno di quelle persone che si mette a vedere la trama dei giochi anche dove non c'è. Nel senso, in Mortal Kombat c'è la trama, è anche molto bella, però io mi sono sempre fissato su queste cose per capire le motivazioni di ogni personaggio. E anche Metal Slug c'era una, era anche molto colorita, però non credo di essere la persona più indicata per mostrarvelo. Ripeto ragazzi, non sono un pro di Metal Slug, per niente, mi vedrete morire fra poco, il primo stage è quello più semplice. Dove va quello? Oh, scendi. Ah, mi ha dato... Allora, questo me lo ricordo, sti laser. Questa è stata la prima morte sull'arcade di Metal Slug. O li saltate o li passate sotto. Bisogna tenere premuto sotto e camminare verso destra. Lo potete giocare sia con l'analogico, con il movimento, sia con i tasti direzionali. Io adesso sto giocando con i tasti direzionali, ovviamente. Perché non ha senso giocare con l'analogico, perché avete solo le 8 direzioni che vi permetterebbero... cioè non è preciso nei movimenti come nei giochi odierni, Metal Slug, ovviamente. E non deve esserlo. Comunque ragazzi, Metal Slug 1 è più facile di tutti, eh. Aspetta, vediamo se... Ok. E adesso come salgo? Ottimo, mi sono incastrato? Ah no, si poteva salire lì sopra. Metal Slug 1 è il più semplice di tutti. Vi dico solo che la lista trofei di questo Metal Slug Anthology su PlayStation 4, a meno che non... Ecco. Appunto, dicevo. Questa è stata una morte proprio stupida, perché so che il fuoco parte solo da sopra. Dicevo, la lista trofei di questo gioco, scusate se mi blocco ogni tanto, ma potete immaginare che con tutti questi proiettili a schermo mi blocco un pochino, perché devo pensare a quello che succede. La lista trofei di Metal Slug Anthology è veramente difficile, perché ogni Metal Slug va completato con meno di 5 crediti. Meno di 5 crediti significa meno di 15 vite. E per un gioco che era un arcade e che faceva delle monetine la sua vita, potete immaginare che è molto poco. Ripeto, scusate se mi vedete bloccare ogni tanto la parlantina, però purtroppo questo non è Doom, non ci sono abituato a giocare così. Soprattutto Metal Slug dovrebbe essere giocato in silenzio. Magari se state giocando con un amico solo per coordinarvi su cosa fare, però veramente andrebbe giocato in silenzio, così come Contra, perché sono giochi veramente difficili. Lo so che non sembra, ma sono giochi difficili. Quello è lo shotgun. Avete visto prima il rocket launcher, questo è una delle mie armi preferite, lo shotgun. Oblitera qualunque cosa che vedete sul vostro cammino. Uno, due. In più, nel primo Metal Slug c'era sta meccanica, che poi non ve l'ho fatta vedere perché ho ammazzato tutti nel primo stage, che se lasciate che i soldati si avvicinino, vi possono smontare il carro armato. Ed è noiosa sta cosa, infatti poi nel 2, se non sbaglio, è stata rimossa sta cosa. Ok. Questo è un mid boss, non è il boss finale. Olè. Oh, questo è il tema d'assalto, la canzone. Vi arriva tanta di quella roba addosso che voi non vi rendete più conto di quello che state facendo, giuro. Ok. Dobbiamo stare attenti ai soldati, se no ci smontano, come ho detto prima, il carro armato. Sono poche missioni in ogni Metal Slug, sono 6, però mano a mano che andate avanti le missioni si fanno sempre più difficili e più lunghe. Quindi, per esempio, il primo Metal Slug quanto vi può durare? Un'ora e mezza, due ore? Però già dal 2 potrebbe durarvi sulle 2 ore tranquillamente. Il 3 poi, il 3 non ne parliamo proprio, credo che il 3 sia il più lungo di tutti.
perché quello secondo me doveva essere il capitolo finale, l'avevano inteso come quello, poi sfortunatamente hanno fatto il 4 ed è stata quella bella ciofeca. Ok, non si è alzata la passerella ovviamente. Quello, ok, bastardo, vieni qua. Scusate se mi sentirete inveire contro sti qua, però ogni tanto lo fanno sti cacchiate che non scende l'aereo e dovete stare voi su queste passerelle a sparargli. Mi son detto, oh, perché non portiamo Metal Slug in sul canale? D'altronde ero e sono un grande appassionato di questa saga. Oddio, di saga non si può parlare, perché comunque non è che c'ha proprio una storia, c'ha più, come si dice adesso, che va tanto di moda, c'ha più una lore Metal Slug. Per esempio, quello che è stato salvato dall'aereo si chiama Donald Morden, se non sbaglio. E sarebbe... Io quando ero bambino lo chiamavo Hitler, perché in pratica quello è uno spoof, cioè è una presa in giro di Hitler, di un grande capo di stato che è anche un capo dell'esercito. Oddio, la missione sulla neve. Oddio, allora, siccome Metal Slug 1, ve lo dico già da adesso, anche nell'arcade, quando voi saltate, salta con un secondo di ritardo. Nel senso, guardate, sentite il tasto. Vedete che salta un mezzo secondo dopo. Quindi voi dovete stare attenti adesso a saltare sti baratri. Oh! Madonna. Oh, no. No. Dai, sono abbastanza fiero di me stesso, ovviamente sta cacchio di sirena non si fa mai fatti suoi. Sono abbastanza fiero di me stesso perché sono morto poco, però suppongo che nei livelli finali morirò come uno schifo, perché è sempre stato così. Poi ripeto ragazzi, il primo Metal Slug è quello più semplice proprio. Nessun dubbio su questo, quindi io sto giocando easy mode. Nonostante... nei Metal Slug non è possibile, anzi no, nell'Anthology è possibile settare la difficoltà. Io ho la difficoltà di default, credo sia la normale. Nell'Anthology figuratevi che è possibile settare la difficoltà in modo tale da avere più nemici su schermo. Problema è che se avete più nemici su schermo... Aspetta, facciamo una cosa, dai. Oh! Ecco. Non vi preoccupate, non esplodo, nonostante c'è scritto Danger. E sono una di quelle cose che dovete sapere. Olè! Perfetto. Ecco, quei salti lì che ho fatto prima sono quelli che volete evitare. No! Smettila di tirare quelle robe. Ok, guardate queste adesso, guardate quanto è esagerato sto gioco. I soldati che spingono palle di neve per ammazzarvi e poi si ammazzano tra di loro. Per farvi capire, no, è un over the top sto gioco, è sempre stato così e sempre lo sarà. Questo qui si chiama Allen, se non sbaglio. E in pratica io quando ero bambino lo chiamavo Rambo, perché questo qua, oddio. No, non mi toccare. In pratica, vedete quanti danni sta subendo da quanto si colora di rosso. Lo so che è assurdo quella cosa. No! Allen stai fermo. Ok. Battuto senza morire. Meno male. Ecco, questo è un altro. Quest'altro è un bastardo pure. Perché c'è sopra quello lì che ti lancia le granate se va avvicinato. Allora. E adesso, come qua? Ah, non devo scassare i sacchi. Come non detto? Ah vabbè, è sceso tu. Meno male. No! Madonna mia, la bomba! Ok. Ragazzi, io vi giuro, giocare a Metal Slug e tentare di commentare è la cosa più difficile del mondo. Tu dici perché mai... Intanto non so se avete visto, c'è un soldato che si è nascosto nel gabinetto.
tu dici perché mai allora lo sto giocando? Ragazzi, perché mi volevo divertire un poco con voi. Allora, c'è uno che mi ha tirato la granata, l'ho visto. Allora, adesso se facciamo in fretta vedrete un soldato cadere davanti allo schermo. Facciamo in fretta, facciamo in fretta. Vediamo se ce l'ho fatta. Eccolo là. Oh mamma mia. Non scendiamo, non scendiamo. Non scendiamo, mi dispiace. Non scendiamo, non... No, 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 dai! Ecco qua. Ok. Ma io voglio prendere anche l'altro vecchio lì sotto, aspetta. Questo qua. Mi ricordo che tenendo premuto il tasto... ma forse perché già sono salito. Vabbè. Ho perso l'anziano signore qua. Aspetta. Bello così, bello così che mi sparate il carro armato, bastardi. Ok, abbiamo fatto cadere l'albero. Ora c'è da preoccuparsi più per questo tipo qui sopra che per il tipo sotto, perché il tipo sotto non ci poteva non ci può prendere di mira come quello lì. Ecco le mie ultime parole famose. Ok, aspetta, questo ma il boss che parte da sotto. Questo, tenendo premuto il tasto giù e premendo cerchio potete lanciare le granate come se fosse il personaggio principale e non le granate specifiche del carro armato. Oddio. Oddio, ok, ho sbattuto. Perché ovviamente le granate in sto gioco sono poche, però se riuscite ad accumulare i boss li sciogliete. Dai, io non sto facendo troppo schifo, dai. Pensavo peggio. Anche se adesso partono le missioni quelle belle difficili. Allora, prima di tutto facciamo esplodere per caso la rete. Bastardo! Bastardo! Magari. Qua non dobbiamo sprecare le bombe perché il boss finale di questo livello... No, non dobbiamo nemmeno far saltare questo, sennò non possiamo salire qui sotto. Oh, Rocket Launcher, grazie, ne avevo già un altro, quindi adesso un sacco di colpi. Ecco, qua compaiono di nuovo quei cacchio di soldati che vi smontano il carro armato, se glielo permettete. Mato. Questi qua che saltano, li vedete? Se vi arrivano sul carro armato, alla fine, ve lo smontano e vi fanno perdere vita. No! Col cavolo. Te lo puoi scordare. Oh, e la smettete di arrivare. Madò, quanti ce ne sono? Ma qua secondo me se non avanzo non smettono di arrivare. Cioè, è sempre uno da un lato e due dall'altro, vabbè. Ok. Allora sì, dovevo avanzare. Allora, prima di tutto sfondiamo quella pianura, così a quello gli cade il carro armato addosso. Ecco. Però adesso ne dovrebbe comparire un altro, vero? Infatti, mi trovo bene. Ragazzi, ripeto, 96. Io avevo 4 anni perché sono del 92. Ma sto gioco al cabinato era una delle cose più belle del mondo. Quello che mi ricordo meglio è questo. Perché ci giocavo veramente tanto quando andavo in vacanza, perché i miei erano un pochino, no? Quando ero bambino volevano che io uscisse all'aperto a giocare. Non mi permettevano di portare in vacanza le console.
Io purtroppo così mi diverto, sono veramente tanto appassionato di videogiochi. E loro non mi permettevano di portare la console con me, la PlayStation 1, la PlayStation 2, quella che era. E l'unico modo per me per sfogarmi tanto era spendere tutte le paghette che ricevevo, quelle poche lire, perché ai tempi c'erano ancora le lire. Mi ricordo che con 100 lire tu prendevi un gettone, quindi potete immaginare, per esempio, se un ragazzo aveva 1000 lire ne prendeva 10. Lo so, sto parlando di cose di altri tempi, ma penso che per molte persone che non sono abituate a sentire queste cose, no, mi è caduto giù. E vabbè, da una parte mi esplodeva il carro armato, da un'altra mi sparava quello, e da un'altra parte, e da sopra mi cadeva il tipo. Vabbè, mo sto iniziando a morire, aspetta, dai. Devo stare zitto. Ecco, il primo continuo sprecato come un idiota. Mi sono fatto chiudere, dovevo stare più attento a giocare. Vabbè. Comunque dicevo, 10 partite, cioè 10 crediti a sto gioco era veramente tanto, eh. Se contate che adesso ho sprecato il mio primo credito. Ogni credito vi dava 3 vite. Però io vi giuro, ragazzi, da bambino non sapevo giocare. Poi soprattutto c'erano i tizi più grandi di me che giocavano dalla mattina alla sera a sto gioco, al cabinato, e se incontravi quello che voleva finire il gioco con 2 crediti o con un credito, lo trovavi tranquillamente. E tu magari capivi dai ragazzi più grandi come andare avanti in gioco. Sì, ma porca miseria. Aspetta, allora questo lo facciamo così. Vabbè. Oh, i primi 3 livelli sono andato bene. Ma adesso sto facendo proprio schifo. Lo dico proprio tranquillamente, non ho vergogna. Lo sapete che sono molto duro con me stesso, perché prendendo sempre il massimo, almeno in queste cose. Perché ragazzi, io sono dell'idea che se non riesci ad intrattenere il tuo pubblico, è la cosa più brutta, se no su YouTube. Metal Slug è appunto questo, il gioco è quello, se continui a morire senza fare nulla, senza... ok, il gas l'ho preso. Lo stavo dicendo in inglese, il gas tank. Qual è il Metal Slug più difficile? Per me è assolutamente il 3, il più lungo e il più difficile. Conoscevo un ragazzo che non so se mai vedrà sto video, ma poco ci credo. Quando andavo in vacanza in Calabria, si chiamava Samuele. Sto ragazzo era in grado di finirti Metal Slug 3 con solo 2 crediti. Io giuro, ragazzi, giuro che non sapevo come lui facesse. Però era uno spettacolo vederlo all'opera, veramente. Ok, uno è saltato. Usando la combo spara più il lanciarazzi del carro armato, sperando che si distrugge. Ok, o riceverò anche più punti perché il carro armato è rimasto integro fino alla fine e non si è distrutto. E poi vedete questi high score, alla fine ve lo farà mettere l'high score nel gioco. E magari tu che tornavi vedevi che magari un tizio random era riuscito a fare più punti di te al cabinato, allora tu lo dovevi superare. Era quella la cosa bella. Lo trovo ingiusto come gioco Metal Slug, a volte sì. Perché non è preciso, almeno secondo me, come contra. Perché se... Guardate quanti colpi io ho sparato e mi ha ucciso con una sparata, vabbè. Io lo trovo un pochino ingiusto soltanto quando voi non sapete se siete come me, che è passato tanto tempo da quando giocavate Metal Slug. Adesso io ho fatto già una partita in precedenza, però non è che mi ricordo tutti i livelli come sono fatti. Mi ricordo il boss, cioè quello sì. Però se non vi ricordate bene il livello e vi fate incastrare come è successo prima con la situazione del carro armato, perdete vite senza poter fare nulla.
che purtroppo Metal Slug era anche questo, vi ripeto, i giochi da cabinato sono così. Dovete imparare, dovete giocarli talmente tante di quelle volte da imparare dove sono le tutti gli spawn dei nemici. E vabbè, il flame shot con due colpi lo fa saltare questo, ma perché non è saltato? Vabbè, posto e postale, lo leggete là sopra, questo è uno sfondo preso da una vera città, mi sembra fosse Venezia questo o Firenze, perché tanto tempo fa si rendeva tutto cartoonish, si rendeva tutto molto più irrealistico, paesaggi realistici. Ad esempio mi sembra che il primo livello di Contra sia preso dal Rio dell'Amazzoni, il livello Jungle sia preso dal Rio dell'Amazzoni, quindi... Ora c'è scritto Playa, guardate. Perché questi sono giapponesi che non capiscono quando è una cosa spagnola e quando è una cosa italiana, però... Vedete, c'è la signora anziana con il gattino dietro, guardate come si spaventa quando sparate nella sua direzione. E vabbè. Sì, però, oh, basta così. Oh. Vabbè. Ok. No, gas. Il gas vi permette di avere un pochino più di vita al carro armato se avete già subito dei colpi. Dai, il cacchio di elicottero. Oh, non ci dobbiamo più preoccupare del camion. Sì, si sfonda a colpi sta cosa. Purtroppo dovete avere il dito di ferro perché a un certo punto vi si stanca. Fortunatamente nell'antologi, lo so che è brutto dirlo per magari i fan di vecchia data, guardate adesso il boss del livello che era 4, comunque il boss del livello precedente è diventato un mid boss tranquillo. E vabbè, ma troppa gente, vedete, queste sono le classiche cose alla Metal Slug, che poi vedete troppa gente su schermo, non potete fare più nulla. E vabbè, no, io giuro sto livello l'ho sempre odiato, sempre odiato. Secondo me è uno di quelli proprio ingiusti del primo Metal Slug. Che avete visto, i primi livelli sono andato abbastanza a cannone. Cioè, nonostante non mi ricordassi bene le cose, però mi ricordavo che magari c'era uno spawn da parte. Ma invece non riesce a capire dove sono tutti gli spawn. Vedi, per esempio, ecco, vedete? Mentre state sparando a un tipo sopra, c'è il tipo qua davanti che vi becca. Vabbè, oh. Questo boss verrà anche ripreso nel primo livello di Metal Slug 2. Anzi no, di Metal Slug X, perché nel primo boss di Metal Slug 2 c'è l'aereo. E poi la storia di come ci sono più riedizioni dello stesso gioco è abbastanza particolare, perché in pratica anche sui cabinati arrivavano quei momenti in cui tu dicevi: oh cavolo, non riesco a capire più niente, perché c'erano troppi nemici su schermo e faceva laggare il gioco. Detto in parole povere. Niente. Che schifezza! È su. Ah. Vedete? Boh, non lo so. Cacchio è successo. È esploso tutto insieme. Però quei due li avrei voluti prendere. Ah. Missione 5, quindi ho iniziato a fare schifo dalla 4. Ok, final mission, vedete, sono 6 missioni. Come da slug. Aspetta, mi ricordavo perché era vecchio qui. Dammi qualcosa. Il pollo. Poi vabbè, sto gioco non vi dico quanti segreti ha per trovare dei vecchi, tipo che mi mettete a sparare da una parte random e vi compaiono. Compaiono gente a caso dal cielo,
Oh! Che cavolo! L'ho sparato tre volte nella tua direzione! Ok. Oh, la parte del ponte! Porca miseria! Oh, questa la odio proprio tantissimo. Devo scendere, esatto, per scendere dovete fare quella camminata assurda. Perché mi sembra che su non conviene proprio, perché arriveranno nemici anche da sotto. E quindi riprenderanno... vabbè. Riprenderanno di mira. Ragazzi, non riesco a parlare e giocare bene contemporaneamente. Purtroppo è questo il problema. Guardate adesso quanta gente c'è su schermo. Cioè, mi hanno messo le mine, quello lì sta sparando sopra. Mi arrivano nemici dai lati. Sicuro che potrei giocare molto meglio se stessi zitto, ma d'altronde questo è un video per un canale YouTube e non posso stare zitto. Vabbè. Addio punto credito. Il trofeo ancora una volta l'ho perso. Perché sì, il trofeo prevede di rimanere in vita meno di 5 crediti, l'ho già detto prima, però lo ribadisco perché secondo me è uno dei trofei di Vladimir più difficili che esiste, perché potete essere bravi quanto volete, ma finitemi Metal Slug 3 in meno di 5 crediti e avrete il mio rispetto, veramente. Poi vabbè, sicuro dopo sto video mi arriveranno milioni e milioni di persone sotto i commenti che diranno, alcuni anche a giusta ragione, io lo so finire con meno di 5 crediti, però la maggior parte mente, purtroppo. Così succede, ragazzi. Così come la gente che mi accusa di imbrogliare su come caspita fai da imbrogliare in una run ad Ultra Nightmare, o come caspita fai di imbrogliare su Doom 64, proprio non lo so, però vabbè. Ok, questa me la ricordo. Arriveranno centinaia e centinaia di aerei, mentre noi ci scontreremo con delle scogliere. Se cadete in mare, morite ovviamente. Che ci sono queste cacchio di mine. È possibile sparare anche con questa, però non conviene perché rimanete fissi in una posizione. A meno che non conoscete bene da dove compaiono tutti i nemici, non credo sia una saggia idea rimanere su sta cosa. Poi vabbè ragazzi, su YouTube vi giuro che trovate anche quelli che vi finiscono il gioco in senza perdere un credito, senza perdere una vita. Quelli sono dei folli, proprio folli, non c'è niente da fare. Cioè, per carità, sono bravi a giocare, però io sinceramente fino ai 13-14 anni, che avevo ancora il 56K, ve l'ho già raccontato sta cosa. Cioè, per me YouTube non esistevano tutte queste cose. YouTube l'ho scoperto dopo il 2009-2010. E poi vedere che c'era tanta gente appassionata come me che giocava ai videogiochi su YouTube è stata la cosa più bella del mondo per me. Vero, riuscite a trovare tantissima gente che magari è la vostra stessa passione, magari gioca meglio al gioco che vi piace, magari voi grazie a quel video riuscite a migliorare anche voi le vostre tattiche. Ora questo spero che non lo prendiate a come modello da seguire questo video. Cioè, per me questo è solo uno speciale del canale, nient'altro, perché ripeto, sono ferrato più in Doom. Anche in Doom non è che sono così bravo, perché vedete, c'è tanta gente che gioca a Nightmare, però per me Nightmare è la difficoltà, proprio la difficoltà più brutta che ci sia. Non perché è la più difficile, perché è proprio stupido di suo che i nemici non muoiono, respawnano, sono più potenti, si tratta solo di speedrunnare fino alla fine dei livelli. Mentre invece questo, vedete, nonostante è difficile, se un nemico rimane morto se lo uccidete. Stessa cosa della difficoltà di M9 di
bello, molto bello. Gente che precipita dall'alto con il coltello estratto, che tenta di tagliarti la gola al volo. Se non ci riesce cade verso la morte, ok. Ok, boss finale, qui c'è il boss finale. Eccolo lì, Mr. Morden. Ce la facciamo un piccolo incontro insieme. Ok. Oh, questo lo ricordo, l'attacco con i razzi. Devi metterti di qua e poi ecco qua. Ne tirerà sempre di più, poi i razzi, non mi preoccupare. Se riuscite ad interrompere lui che spara i razzi, forse è meglio, perché quei razzi che spara sono teleguidati. Al contrario di questi. Madonna. Ma quanti sono? Oh, e basta. Vedete comunque, le tattiche del boss le conosco. Ragazzi, in Metal Slug 6 c'è il boss più overpowered di tutto i Metal Slug, ed è anche quello più brutto di tutti. Non so se l'avete mai giocato in Metal Slug 6, soprattutto perché poi dovete giocare in hard e la sua vita si duplica. Ed è quel cacchio di cervellone che cammina e voi siete in quel tunnel delle fogne. Lì è veramente impossibile. Vedete, io le tattiche per sconfiggere i boss li conosco, perché comunque l'ho giocato da un sacco nella saga, però purtroppo non ho dalla mia quell'esperienza che mi permetterebbe di finire il gioco in meno di 5 crediti. Anche perché, diciamolo, a volte è anche molta fortuna nella saga. Dipende da dove ti capita il nemico, da cosa sta facendo, da come sta agendo. Oddio! Vabbè. E tiriamogli le granate. Oh, Morden, e dai, ma quante volte ti devo sparare? Una cosa carina è che il finale non è che cambia, avrete un finale molto più lungo se lo finite in due giocatori. Metal Slug. Si vedrà tipo un soldato che lancia la lettera da una parte all'altra. Ok. Vabbè, che cretinata però. Questa è stata proprio stupida sta hitbox, dai. Ho fatto esplodere la bomba su di me, dai. Che arriva verso di me, che cretinata. Allora, rifacciamolo. Allora, quindi devo far esplodere 1 e 2. Immaginavo. Li ho finiti. Li ho finite le bombe, vabbè, ma quanta roba mi arriva. Dai. Vabbè. Sta esagerando Morden. Se vede che siamo per batterlo proprio. Si vede che manca poco, ecco perché sta esagerando con gli attacchi. Eh sì. Nella versione giapponese sarebbe comparso un'aura bianca, perché i giapponesi censurano i giochi violenti, non so perché. Non ne ho idea. Ok, final mission complete. Adesso ci godiamo il finale. Su jingle l'avrà sentito quante 8 continuo, dai. Con 1000 lire avrei finito tutto Metal Slug 1 ancora una volta. Ok. Sono primo, ho messo un nuovo record. Ok. Finito qui? Ah no, eccolo. Durerebbe di più se lo finite in due sto finale. E si sentirebbe anche una canzone diversa, giusto? Così mi sembra. Vedete, questi sono tutti i soldati che abbiamo sconfitto.
Vabbè, che c'è da dire, ragazzi? È un gioco bellissimo. È un gioco bellissimo, vi invito a provarlo, vi invito a comprarlo. Perché comunque per 20 euro vi portate a casa 7 giochi. Ok, 6, facciamo 6 perché comunque i 2 leaks sono in pratica lo stesso gioco. Perché il 2 aveva problemi di frame rate che poi nell'X sono stati sistemati. E pensate in un arcade, comunque in una macchina per arcade, che erano molto più potenti delle console di allora, vederti sta roba che laggava. Infatti poi mi sembra che Metal Slug 2 sia stato portato su console, però sia stato portato anche Metal Slug X. Infatti io Metal Slug X giocavo di più. E vabbè, facendo vedere tutti gli stage. Ecco, questo secondo me è uno dei stage più belli, il secondo del primo Metal Slug. Il primo è bruttino da vedere, questo qui invece è molto più bello. Ragazzi, si tratta sempre del classico gioco a scorrimento dove dovete sparare, raccogliere roba ed è bellissimo, veramente bellissimo. Se non sbaglio adesso la lettera dovrebbe arrivare a Donald Morden, giusto? O è finale quando lo finisce a 2? No, ok. Allora quando lo finite a 2 mi sembra che la lettera arrivi a Donald Morden, per farvi intendere che continui. Finn, addirittura Finn come nei film. Vabbè. Ragazzi, spero vi sia piaciuto, perché Metal Slug è bellissimo. Giocatelo veramente. Vi divertirete un mondo, anche se siete scarsissimi a giocare, vi divertite un mondo. Peace Forever, magari, se durasse. Soprattutto con i tempi che corrono. Di quanto ho superato il primo posto. Mamma mia. Ok. Metal Slug finisce qui, ragazzi. Lo special di Natale finisce qui. Io spero che vi sia piaciuto, perché io mi sono divertito veramente tanto a registrarlo. Soprattutto me la son cavata bene, bisogna ammetterlo, me la son cavata bene fino al terzo livello. Poi dal quarto ho fatto schifissimo. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo alla prossima. Ovviamente come al solito la programmazione qui si interromperà, la programmazione del canale, perché ci sono le feste e non voglio... soprattutto godetevi le feste, non state su YouTube. E per il resto ci vedremo a gennaio, come sappiate, no? Se siete utenti di fissi del canale sapete che riprenderò direttamente a gennaio a caricare. Quindi buone feste, buon anno nuovo, grazie per quest'altro anno passato insieme, se siete qui da parecchio, altrimenti se questo è il vostro primo anno che vi siete iscritti al canale, buone feste anche a voi, non so che dire. Vabbè, concludiamo così il video e ci vediamo alla prossima, ragazzi, all'anno prossimo.